Un saluto da Simone, vostro nutrizionista e allenatore, direttamente dallo Star Padel di Legnano. Oggi abbiamo la campionessa italiana Giulia Sussarelli. Ciao Giulia. Ciao ragazzi. Giulia, che cosa ti piace del padel e che cosa secondo te piace a tutte le persone che alleni quotidianamente oramai da una vita? Guarda, io ho trovato grande differenza arrivando dal tennis, che è uno sport dove si è sempre da soli e bisogna comunque affrontare ogni situazione da soli, e ci sono i pro e i contro, perché sicuramente quando si vince è bellissimo poter festeggiare e avere tutto il merito, però quando si perde, ci sono delle sconfitte, diventa molto più faticoso dover affrontare tutto da soli. E nel padel la cosa che a me ha colpito di più è il fatto di poter condividere tutti i momenti con un'altra persona, quindi che non sia uno sport di squadra, però già uno sport di coppia ti fa capire quanto è importante il feeling, l'empatia e il rapporto che ci può essere con la propria compagna o compagno. Qui sottolineo, ho fatto un sondaggio e il compagno è stato proprio etichettato come l'elemento che più fa la differenza, il feeling, la sintonia. Non andare d'accordo col compagno anche fuori dal campo sembra essere poi un fattore determinante. Invece, da un punto di vista magari più tattico, secondo te quali sono le maggiori difficoltà che tu hai trovato quando sei passato al tennis, al padel, e che trovano i tuoi allievi, sia quelli un po' più bravi che quelli che invece prendono in mano la racchetta per la prima volta? Guarda, la maggior parte dei miei allievi arrivano proprio dal tennis. La difficoltà maggiore che incontro è il voler spingere sempre la palla, cosa che a padel effettivamente è molto più importante il controllo, il saper leggere bene il gioco, quindi saper utilizzare ad esempio il pallonetto o la cerchita in maniera corretta. Quindi anche ai miei allievi cerco di far fare tanti esercizi sul controllo inizialmente, cosa che fanno un po' fatica ad accettare, perché a tutti piace vincere il punto tirando il per tre o tirando forte, quando in realtà alla fine in una partita di padel si vincono molti più punti aprendosi il campo e poi chiudendo magari con una palla molto più lenta. L'altra cosa fondamentale che è molto difficile per un tennista è appunto l'utilizzo delle pareti, cosa che noi dal tennis siamo abituati a ricevere la palla sempre da davanti e andare incontro alla palla. Invece qui molto spesso bisogna aspettare, avere pazienza, e quindi l'avere pazienza da far capire a un tennista è davvero molto, molto complicato. Per quanto riguarda i vetri c'è una cosa, cioè l'andare fisicamente, no? Sì. Noi, io ritengo praticamente ragazzi un'ora e mezza giù in affondo, ma tu la trovi questa difficoltà? Secondo te è importante imparare ad andare giù bene a livello tecnico, andare giù in affondo, e stiamo parlando di pressione del ginocchio dell'anca? Io il primo anno, quando il mio coach mi diceva piegati, io dicevo ma io mi sto piegando, in realtà poi mi ha fatto vedere dei video e effettivamente non mi piegavo mai, cosa che piano piano ho capito che davvero scendendo bene con le gambe, stando in una posizione più raccolta, facendo passi meno lunghi al perseguire la palla, si possono difendere tantissime palle che sembrano impossibili. E sto riscontrando questo anche nei miei allievi, atleti, che piano piano mi dicono cavolo, mi sembrava impossibile poter difendere o comunque tirar su una, questa palla così bassa, e in realtà se si lavora bene e se sta bassa si può fare. Grazie per questa testimonianza, perché ci tengo davvero da una vita. Andare giù nella maniera corretta è fondamentale, poi ti migliora anche il colpo a livello tecnico. In ultimo, cosa conta secondo te per vincere una partita? Diciamo, per vincere una partita di padel ci sono tanti fattori importanti. Io metterei appunto la tattica, quindi la situazione di gioco, il saper leggere il gioco anticipatamente è fondamentale, ma a questo non meno importante l'aspetto fisico, la coordinazione, il movimento all'interno del campo, essere esplosivi, essere reattivi, essere veloci, la resistenza anche magari in un modo diverso da quello che noi immaginiamo essere la resistenza, però anche qui è fondamentale, perché ci sono partite che magari durano due ore e mezza, e uno deve essere in grado di portare avanti, diciamo, in tutto questo periodo di tempo ed essere sempre esplosivo durante tutto il match, e non per ultimo l'aspetto mentale. Assolutamente, e questo lo dice la campionessa italiana, mica pizza più. E allora un saluto, e noi ci vediamo alla prossima puntata di Allenamenti di Padel. Saluto.